fare un intervento di 5 minuti in una situazione come questa non va bene niente praticamente, però cercheremo di portare avanti un contributo. Concordo con quello che diceva anche Ferdinando nell'apertura, perché effettivamente una manovra dall'Italia come questa non salva assolutamente la popolazione. Bisognerà intervenire penso in maniera diversa, forse per avere l'immagine, ma non la popolazione stessa. Quello che effettivamente mi trovo a vedere come CISL siamo coscienti del fatto che un intervento doveva essere fatto nel breve e in maniera incisiva. Quello che non mi trovo favorevole è che sia stato fatto forse troppo tempestivamente, senza dare una gradualità alla cosa. Colpa magari, anzi soprattutto colpa di una politica che è stata assente negli ultimi anni e ci ha trovato a dover rincorrere la necessità di mettere a posto il paese. Purtroppo chi paga sono ancora le stesse persone, quelle persone che ormai da anni fanno l'arrivare alla fine del mese uno sport nazionale, perché di fatto è evidente che non si arriva più. Lo diceva anche prima, negli stipendi abbiamo un gap di differenza esagerato con gli altri paesi d'Europa. Per quanto riguarda le riforme, riforma pensionistica, abbiamo capito che non ci sono stati tempi tecnici per far digerire alle persone una riforma con un peso tipo quella che è stata da poco fatta. E purtroppo non c'è stata neanche la possibilità di far capire al governo come ragionarla, trovare una soluzione condivisa. Ecco, mi auguro che sugli ammortizzatori sociali questo non avvenga, perché se non riusciamo a far passare il concetto di diversificazione, di introduzione di nuovi elementi, non nel breve, ma nel medio e lungo periodo, facciamo un danno esagerato soprattutto alle nostre province. Sappiamo i numeri di disoccupazione giovanile e non giovanile che ci sono sul territorio di Bergamo. Sappiamo quante persone all'inizio già dell'anno, con i primi 3 giorni, perché poi si è concentrato nella prima settimana di gennaio, sono andate in mobilità per effetto di chiusura di alcuni siti produttivi o riduzione del personale in alcune società. Quindi l'intervento ormai abbiamo capito, il ministro Monti con la sua staff l'ha già fatto, resta da correggere questo intervento. Correggerlo come? Alcune categorie, alcuni comparti sono riusciti a istituire dei fondi privati che con un finanziamento da parte della società e magari anche del dipendente stesso riescono a dare un accesso alla pensione in maniera anticipata, una sorta di prepensionamento. Purtroppo però è oneroso e non tutti i comparti, soprattutto quelli che rappresento, il tessile, il chimico, il chimico già forse un po' di più, però sicuramente il tessile non ci arriva a fare un ragionamento di questo tipo, verrebbe escluso dalla possibilità di avere un fondo privato e l'unico modo, secondo il mio punto di vista, per intervenire nel merito è quello di usare i dispositivi del contratto, cioè riuscire a trovare una forma che nella storia lavorativa del dipendente ad un certo punto, ad una certa anzianità non di servizio ma anagrafica, crea un percorso formativo che lo può riqualificare, ricollocare in un ambiente un pochino più sano, un pochino più conforme a quella che poi sarà la difficoltà che un 60enne, 65enne, 70enne potrebbe avere nel fare questa funzione. Ci sono dei comparti che effettivamente sono molto hanno dei lavori molto usuranti e questo sarebbe utile ad aiutare un ricollocamento interno all'azienda. Laddove non è possibile, perché sappiamo che comunque l'Italia ha una marea di aziende molto piccole perché c'è una polverizzazione industriale sul nostro tessuto italiano, allora lì bisognerebbe creare un percorso parallelo, un collocamento parallelo atto e fine a ricollocarli comunque in realtà produttive, perché si sta parlando comunque di realtà produttive più conformi all'età. Mi sembra appunto che già anche con il telegiornale di ieri ho visto in Germania c'è stata una politica per ricollocare oltre 50 anni in una determinata fabbrica, insomma magari qualcuno l'avrà vista, però questo secondo me potrebbe essere un intervento positivo. Per quanto riguarda invece il mercato del lavoro, trovo positiva la proposta che ha fatto la CISL nella revisione, nella ristrutturazione dell'apprendistato,
perché è fondamentale ridare voce a questo strumento, così da renderlo, diciamo, uno strumento appetibile anche per le aziende e così da scavalcare il progetto della precarietà che invece viene data a delle forme di assunzione, come diceva prima bene anche Ferdinando, con tutti quei contratti che sono nati accessori e che sostanzialmente stanno soltanto rovinando il mercato del lavoro. Non c'è realmente una proporzione progressiva in base alla propria capacità per pagare le sanzioni. Un esempio stupido: se io parcheggio la macchina e mi danno 34,50 euro nel piazzale della Malpensata, tanti avremmo preso la multa in quel piazzale lì ormai, però 34,50 euro o 34,90 euro per me non sono come quello che parcheggia il Ferrari regolarmente di traverso, che comunque ha una capacità molto più grossa, penso, a livello contributivo della mia, e se ne sbatte un po' le palle, diciamoci la verità, di pagare anche queste sanzioni. Noi dobbiamo riportare un'equità anche su questo livello, perché se no saranno sempre più intenzionate le persone che possono permetterselo ad andare contro la normativa invece che recuperare la normativa. E qua poi c'è dentro tutto, c'è dentro la dignità, ci sono dentro tutte le equità che stiamo chiedendo poi invece di carattere a quello che è la nostra realtà e quello che è la natura della nostra CISL. Chiudendo, ringrazio i delegati perché è fondamentale quello che stanno facendo in questo momento e penso che non sia facile nelle aziende portare, per chi capisce qual è la parola della CISL, quello che sta facendo la CISL, non è facile in questo momento, anzi sicuramente non è facile in questo momento riportarne la voce ai dipendenti. E quindi questo è un ringraziamento sentito di cuore anche ai miei delegati che sono qua presenti, immagino un po' che questo ringraziamento lo vogliono fare un po' tutti gli operatori, perché è un lavoro veramente, veramente grande quello che state facendo. Chiudendo, mi auguro che, come diceva giustamente anche Ferdinando prima, il tavolo, le aperture, la trattativa rimangano aperte, si mantengano, ci sia una responsabilità reciproca di tutte le parti attrici al tavolo, perché se le parti attrici al tavolo a un certo punto si alzano e se ne vanno fuori dalle balle, noi perdiamo un pezzo di democrazia, un pezzo di rappresentanza. Questo ormai è un teatrino demagogico che abbiamo visto nella storia di questi ultimi anni e che spero non si ripeta. Grazie.